Immaginatevi per un attimo la scena di Einstein che deve dare la tesi di laurea, si avvicina verso la commissione dei vari professori ed Einstein va lì tutto bello, tranquillo, no? Con il pubblico dietro perché sta per presentare una cosa molto all'avanguardia per quei tempi, che è la teoria della relatività. E a un certo punto tira fuori un pacchetto di fazzoletti e dice: "Che cos'è questo?" E tutti quanti dal pubblico iniziano a rispondere: "È cellulosa, è carta, sono alberi, carbonio, di tutto e di più." E allora Albert fa vedere il pacchetto di fazzoletti e dice: "Questo è un pacchetto di fazzoletti." E tutti: "Sì, tutti quanti: "Sì, bravo, bravo Albert, bravo Albert, bravo, bravo Albert, bravo Albert." Però oggi vi voglio esporre la mia teoria. Sono andato in Africa, ci sono state altre spedizioni, abbiamo guardato la luce che veniva presa dagli osservatori. Noi eravamo in Africa, avevamo il nostro telescopio piccolino, avevamo le nostre lastre per fare le foto, abbiamo fatto le foto ed effettivamente la luce è curva. Abbiamo le foto, la luce è curva, è così. Ho le formule e voi non potete dire niente, perché è inoppugnabile. Quello che vi ho portato è inoppugnabile." E tutti: "Sì, bravo, grande Albert, bravo Albert. Se non c'eri tu, noi come facevamo?" Ovviamente tutta la classe, no? Tutti quanti in visibilio, proprio perché tutti applaudono, no? Tranne la commissione parlamentare per dare la tesi di laurea, che è allibita, perché è allibita, no? E si alza giustamente un professore dalla commissione, perché deve valutare quello che dice, e giustamente deve dare il diploma. Questo professore si chiama Nikola Tesla, uno qualsiasi, e gli dice: "Albert, una domanda tra tutte le tue formule che hai portato oggi. Volevo chiederti, la luce passa attraverso l'aria?" "Sì." "E nell'aria c'è l'acqua, Albert?" "Sì." "Hai calcolato quel dato, Albert, 10 minuti prima dell'eclissi e 10 minuti dopo?" "No." "Perché non l'hai calcolato, Albert?" Volevo dire una cosa, Albert. Qui,
Non sei nel salotto con i tuoi amichetti, devi dare e spiegare una cosa, soprattutto quando la spieghi, non la stai spiegando ai tuoi amichetti che poi dopo ti daranno il Nobel, la stai spiegando a me. E qui non siamo nella scuola dell'obbligo, caro Albert. E allora sei davanti alla commissione. Devi rispondere. Hai calcolato la pressione atmosferica? Hai calcolato il gradiente? Hai calcolato la rifrazione? Perché la luce, oltre a fare da lente, riflette anche un po'. Hai calcolato queste cose prima e dopo? No? Perché no? Perché non si può. Uno che ci ha provato, che è andato ovviamente al manicomio, si chiamava John Nash, per chi non avesse visto A Beautiful Mind, e lui calcolava, ha provato a calcolare il moto ondoso dei mari, no? Il caos, no? Questo, non mi dispiace dirvelo, ma non c'è riuscito, perché è una variabile che è difficile da calcolare, no? Quella variabile lì, se poi tu la vuoi calcolare, me la devi mettere come costante, no? Poi tu vai alla lavagna e mi dici che è una costante, ma quella non è una costante, capito? Barba scura, eh? Barba scura, tu e i tuoi 10.000 iscritti. Io se voi siete degli iscritti di Barba Scura, siete capitati su questo video, togliete l'iscrizione. Non sapete la differenza tra una variabile e una costante. Cioè, la variabile è che tu non puoi calcolare quanta acqua c'è, quanta umidità c'è, come riflette la luce, eccetera. Quindi chiaramente tu fai l'esperimento, ottieni quello che vuoi e poi giustamente dici: la formula è qui, la formula è inoppugnabile, nessuno la può smentire, fine. E quindi giustamente che cosa è successo? È successo che quegli altri della commissione parlamentare non volevano fare la figura dei deficienti. E quindi Nikola Tesla si è alzato e se n'è andato da solo. E tutti gli altri invece sono andati dietro al cretino. Perché ovviamente è come un po' quando si è a scuola, no? C'è il bulletto che fa casino e tutti vanno dietro lui. Sembra giusto. Sembra giusto. Quindi la domanda che si fa ad Albert è: hai calcolato la variabile? No, non si può calcolare la variabile e quindi il test e le tue misurazioni che hai fatto in atmosfera con la luce che viene piegata dalla lente data dall'acqua che sta dentro l'atmosfera è un dato irrilevante che non tiene conto di nulla, di nulla. E tu mi vieni a fare una formula che diventa una costante, non tenendo conto delle variabili, perché non puoi, e John Nash ci ha provato e non ci è riuscito, e la spacci per verità. Ah, però tutti dicono no. Guarda che è una teoria. No, perché quando vai a scuola o vai all'università non ti dicono la teoria della relatività, o come dire, la teoria della curvatura dello spazio-tempo. No, ti dicono nello spazio c'è la curvatura dello spazio-tempo. Non ti dicono la teoria del.
quella parola lì la tolgono, perché se iniziano a dire sempre la teoria di, la gente inizia a dire, ma è la teoria di, ma man, io non ci credo, no? Ma una domanda, tra tutti gli scienziati che hanno guardato e hanno visto queste cose sui libri, eccetera, così, ci avete guardato, vi siete fatti una domanda, avete osservato, vi siete chiesti dove guardavate il pacchetto di fazzolette qui? No? E lui vi dice, questo è un pacchetto di fazzoletti. Vieni a dire il contrario. Io non ti posso dire il contrario. Non posso dirti il contrario. Hai ragione tu. Bravo. Ciao.